Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Unione Professionisti News. Questa settimana parleremo di geometri e professionisti tecnici in prima fila sul rischio idrogeologico. Pubblicate le linee guida. Codice dei contratti. I professionisti richiedono l'apertura di un tavolo tecnico per superare le criticità. Piano di sicurezza e coordinamento. Da un geometra romano un'importante innovazione. Non ha dubbi Armando Zambrano, coordinatore delle reti professioni tecniche e presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che sulle finalità del documento trasmesso a Italia Sicura interviene con chiarezza. Il documento sulle linee guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico, contenenti le nostre proposte, ha dichiarato Zambrano, è il frutto dell'intensa attività svolta dal gruppo di lavoro che la rete ha costituito appositamente per affrontare questo tema e per il quale sono stati coinvolti i rappresentanti delle varie professioni tecniche. Abbiamo voluto dare il nostro contributo perché siamo convinti che obiettivi come la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico si ottengano solamente con una stretta collaborazione delle parti interessate. È indispensabile un intervento correttivo al testo del nuovo codice dei contratti, al fine di raggiungere concretamente uno degli obiettivi della legge delega, ovvero quello di rilanciare la centralità del progetto nella realizzazione delle opere pubbliche. Serve rimuovere una serie di criticità che impediscono di fatto il rilancio del concorso, lo strumento principale per esaltare le qualità del progetto, e per evitare fenomeni quali le variazioni in corso d'opera o le opere incompiute. Non è più rinviabile da parte del Governo l'apertura di un tavolo di confronto per le professioni tecniche, proprio per superare le criticità relative ai servizi di architettura e ingegneria. Il geometra romano Petrichella, per la prima volta in Italia, ha dotato di un defibrillatore i cantieri temporanei e mobili di un plesso scolastico, includendo anche i corsi di formazione al primo soccorso per gli addetti. È una buona pratica applicata a un piano di sicurezza e coordinamento per una nuova costruzione di Roma Capitale, che ha caratterizzato e valorizzato gli oneri della sicurezza. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, si è congratulato con il geometra artefice del gesto, definendo l'iniziativa come uno di quei piccoli e semplici gesti che possono rendere migliore il nostro paese. Così concludiamo questa puntata di Unione Professionisti All News. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo come sempre di condividere il video, iscrivervi al nostro canale YouTube, iscrivervi alla newsletter sul blog di Unione Professionisti e di seguirci su tutti i social. Appuntamento la prossima settimana, ancora qui su Unione Professionisti All News.